ore dietro la tonaca. Don Barone e la facciata di santità. Don Michele Barone. Un nome che un tempo risuonava con rispetto, quasi venerazione, come un eco nelle navate di una cattedrale. Parroco della diocesi di Aversa, era considerato un uomo di Dio. La sua specialità? L'esorcismo, un campo oscuro e misterioso che lo avvolgeva di un'aura di potere soprannaturale. Ma dietro questa facciata di santità si celava un abisso di orrore indicibile, una verità agghiacciante che avrebbe sconvolto la comunità. Ricordati di mettere mi piace, commentare e condividere il video. Veniamo a noi. La preda innocente. Una ragazzina intrappolata nella tela di un mostro. Tra le tante anime fragili che cercavano conforto tra le braccia di Don Barone, c'era una ragazzina di soli 13 anni. Un'età delicata, un'anima pura come la neve appena caduta. Don Barone, con la sua aria calma e rassicurante, si era proposto come unica soluzione. Ignara del destino che la attendeva, la giovane si sarebbe ritrovata intrappolata nella tela di un mostro. Le sedute di esorcismo si svolgevano in un'atmosfera di segretezza e terrore. La ragazzina, immobilizzata e terrorizzata, veniva sottoposta a rituali brutali e umilianti. Don Barone, con voce tonante e sguardo folle, invocava Dio mentre la picchiava e la insultava. Le violenze fisiche erano solo la punta dell'iceberg di un piano perverso di annientamento psicologico. Don Barone aveva convinto la ragazzina di essere posseduta dal demonio, un capro espiatorio sacrificato. La giovane, confusa e terrorizzata, aveva finito per credere alle sue parole, sprofondando in un abisso di disperazione. Mentre la giovane sprofondava nel baratro della disperazione, una luce di speranza si accese grazie al coraggio della sorella maggiore, un faro nella notte tempestosa. Più matura e meno succube del carisma di Don Barone, la sorella aveva iniziato a nutrire sospetti sulle reali intenzioni del prete, come chi intravede l'ombra di un lupo dietro la maschera di un agnello. Osservando i lividi sul corpo della sorella, ascoltando i suoi racconti confusi e frammentati come un mosaico infranto, aveva compreso che dietro quelle sedute di esorcismo si celava una terribile verità. Con la determinazione di un gladiatore nell'arena e un coraggio che avrebbe fatto invidia a San Giorgio, la sorella decise di rompere il muro di silenzio e di paura. La denuncia della sorella maggiore divise la comunità di Aversa in due, come una ferita profonda nel tessuto sociale. Molti si rifiutavano di credere alle accuse, accecati dalla fede in Don Barone, un velo di ipocrisia che offuscava la ragione. Ma la verità, come un fiume in piena, era destinata a straripare con forza dirompente. Altre vittime, donne fragili e vulnerabili come canne al vento, si fecero avanti, raccontando storie agghiaccianti di abusi e violenze, testimonianze che gelavano il sangue come le parole di una sibilla. Il modus operandi di Don Barone era sempre lo stesso: approfittare della loro fragilità, isolarle dalla famiglia e dagli amici, come un ragno con le sue prede, instillando in loro il terrore di essere possedute dal demonio, un incubo senza fine. Le loro testimonianze, coraggiose e strazianti, avrebbero svelato l'esistenza di una rete di dolore e di omertà fitta come una giungla, che si estendeva ben oltre le mura della chiesa. La vicenda di Don Barone solleva interrogativi inquietanti sul ruolo delle famiglie e delle autorità locali, come un grido di accusa che riecheggia nella piazza. Come è possibile che un uomo, per anni, abbia potuto perpetrare simili atrocità senza essere fermato? I genitori della ragazzina, accecati dalla fede e dalla disperazione, avevano affidato la figlia nelle mani di un mostro, ignorando i segnali, le richieste di aiuto, le evidenti prove di violenza, come chi si tappa le orecchie per non sentire la verità. Ma anche le autorità locali, a partire dalle forze dell'ordine fino ad arrivare a esponenti della Chiesa, sembrano aver chiuso gli occhi, forse per paura di scandali, forse per un malinteso senso di protezione verso un uomo di potere, un silenzio che gridava più forte di mille parole, un silenzio assordante
che ha reso complici di un sistema malato, incapace di proteggere i più deboli, una macchia indelebile sulla coscienza collettiva. Il processo a Don Barone si è rivelato un calvario per le vittime, un nuovo girone infernale da affrontare. Costrette a rivivere l'incubo, a raccontare in pubblico le violenze subite, si sono scontrate con la diffidenza, il pregiudizio, la vergogna di chi non voleva credere alla verità, muri di indifferenza più duri del marmo. Ma le prove, schiaccianti e inconfutabili come le tavole della legge, hanno demolito la difesa di Don Barone, svelando al mondo la sua vera natura, quella di un uomo che aveva tradito la fiducia di Dio e degli uomini. La condanna, arrivata dopo anni di battaglie legali, ha rappresentato una vittoria agrodolce per le vittime, un raggio di sole dopo una lunga tempesta. La giustizia, seppur in ritardo, aveva trionfato, ma le cicatrici di quelle ferite, fisiche e psicologiche, sarebbero rimaste indelebili, un marchio indelebile sulla loro anima. La vicenda di Don Barone ha scosso la Chiesa Cattolica, mettendo a nudo le sue contraddizioni, le sue debolezze, la sua incapacità di affrontare il problema degli abusi sessuali al suo interno, una ferita aperta che bruciava come l'inferno. Le reazioni iniziali, caratterizzate da un silenzio imbarazzante, hanno alimentato la rabbia e l'indignazione dell'opinione pubblica, un coro di voci che si levava contro l'omertà. Solo in un secondo momento, la Chiesa ha preso le distanze da Don Barone, avviando un'indagine interna e promettendo di fare luce su eventuali responsabilità, un mea culpa tardivo. Ma la fiducia, una volta erosa, è difficile da ricostruire, come un vaso prezioso andato in frantumi. Don Michele Barone, il sacerdote un tempo venerato come un santo, si trova oggi dietro le sbarre, condannato per i suoi crimini, un tartaro terreno per espiare le sue colpe. Ma chi è veramente l'uomo che si cela dietro la tonaca? Un mostro, come molti lo dipingono, oppure un uomo fragile, preda di pulsioni incontrollabili? La sua storia, complessa e inquietante come un dipinto di Caravaggio, ci interroga sulla natura del male, sulla fragilità della fede, sulla necessità di non abbassare mai la guardia di fronte a chi, nascondendosi dietro una maschera di santità, è pronto ad abusare del proprio potere. Un monito che risuona come un campanello d'allarme. La vicenda di Don Barone rappresenta una ferita aperta nella coscienza collettiva, una cicatrice che non si rimarginerà mai completamente. Un caso sconcertante che ci ricorda la necessità di proteggere i più deboli, di non tacere di fronte alle ingiustizie, di combattere gli abusi in ogni loro forma. Un monito che deve risuonare forte e chiaro. Le vittime, segnate per sempre da questa terribile esperienza, lottano ogni giorno per ricostruire le loro vite, per ritrovare la fiducia in se stesse e negli altri, come dei moderni argonauti in cerca del loro vello d'oro. Il loro coraggio, la loro forza, rappresentano un esempio per tutti noi, un monito a non arrendersi mai di fronte al male, a lottare sempre per la verità e per la giustizia. Valori fondamentali come le colonne che reggono il nostro vivere civile.